Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Texmot e oggi siamo qui tornati di nuovo su Destiny 2. Nello scorso episodio abbiamo praticamente giocato sulla terra, abbiamo trovato il tizio che non mi ricordo come si chiama, mi ricordo che fa di cognome Kay. Abbiamo portato a Outron come si chiama? Un ripetitore per ampliare il segnale e far sapere appunto a tutti che abbiamo un rifugio, che tutti i superstiti possono andare lì, per così dire, questo è nella storia. E quindi oggi dobbiamo andare a completare questa missione qua su Titano, che è praticamente diciamo la missione dove troveremo Zavala. Othorn crede che Zavala abbia abbandonato lei e i superstiti. E ora stiamo partendo anche noi. Se non partissimo, potremmo rimanere ad aiutarli. Se Zavala stesse veramente pianificando una controffensiva su Titano, potremmo salvarli e riprendere la città. Effettivamente ci conviene. Flotta dell'avanguardia. Parla nave guardiana 723. Abbiamo ricevuto il messaggio e vogliamo unirci alla lotta. Nave guardiana, parla Zavala. È troppo tardi. L'alveare ha invaso Titano. Ho sbagliato a radunarci qui. Siamo un po' nella merda, eh? L'alveare ha preso anche Titano. Comandante, siamo qui per aiutare. No. Già troppi guardiani senza luce sono stati divorati dall'alveare. Dobbiamo abbandonare questa luna. Ma noi siamo con la Ci è luce. tornata la luce. Che cosa? Impossibile. Guardiano Comandante, se permette. Guardiano, parla la vicecomandante Sloan. Abbiamo un piano, ma per metterlo in atto dobbiamo riattivare l'energia di questa stazione. C'è a. una flotta da preparare, guardiani da armare e una pila di intercettazioni della Legione Rossa da decifrare. Sì. Ottenere l'accesso al centro di controllo della stazione e ci serve il tuo aiuto. Se hai riacquisito veramente la luce, rispedisci l'alveare all'inferno. Va bene. Guardiano, ti prego, fai attenzione. Tranquillo, Zava. Ormai ci conosciamo da tanto tempo, ormai sai che le nostre capacità sono veramente incredibili. Ah, qua non possiamo entrare, ok. Dobbiamo salire sopra, ma come ci arrivo sopra? Ah, ok, bastava sparare qua dentro. Passiamo per di qua. Cosa serviva questo posto? Durante l'età dell'oro le città di Titano erano il fiore all'occhiello dell'umanità. Credevamo fossero abbandonate. Stolto sono stato a pensare che l'alveare non si fosse infiltrato. Ok, già rientro limitato. Oh, vedi chi si rivedono? Gli schiavi. Oh, Dio mio, che macello. Oh mio Dio, che macello. Ok. Granata addosso agli schiavi e si fa praticamente un macello infinito. Ok, siamo qua dentro. Ottimo. Devo stare attento a come mi muovo, devo stare attento a come mi muovo, devo stare attento a come mi muovo. Ok, vai. Ho rianimato il tizio, lui ha rianimato me. Qui è una bella storia, eh. Una bella storia. Nemici molto, molto fastidiosi, anche gli schiavi che prima contavano poco meno di niente, adesso sono diventati abbastanza fastidiosi. Ok, Sloan, centro di controllo in vista. Ricevuto, continua ad avanzare. Va Comandante, bene. di questo passo potremo pianificare la controffensiva e assalteremo le mura della città in finché non si ricada. Solo fosse così semplice. Ma abbiamo la luce, Zavala. So che per te non è tantissimo, ma comunque sia. Non stiamo messi male, eh. Ottimo, abbiamo ottenuto anche una nuova corazza. Ok. Scendiamo per di qua. La mia non so perché è cascata di sotto, cioè pensavo di averla agganciata, invece no. Diamocene per di qua, saliamo le scale qua sopra e si entra dentro.
Ah, bene. Che mo esce una maliarda? No, un cavaliere. Ottimo. Ok, ricarica. Mamma mia, signori, che armi che esistono su sto gioco, però, Bellissime. Sono comuni, ma sono veramente, veramente belle. La super, io direi di tenercela un attimo, giusto per... Oh, mori. Mamma mia, sti cavalieri, io sono belli resistenti, eh. Due sfere di luce si entrano in Voglio questa pensare al zona. vero scopo di quegli incantesimi dell'alveare. Potremmo chiedere a Eris Morn, lei saprebbe con quale divinità dell'alveare stavano comunicando. Effettivamente, ma esiste ancora? Visto Eris, poi Cora, o Cade, dalla caduta della città. Allora, aspetta un attimo che devo cambiare qua la roba. Questo che è un lanciagranate. Proviamo a mettere lanciagranate e vediamo che succede. Questo è per livello 5, livello 5. Questo lo possiamo già equipaggiare. Questo lo possiamo togliere. Siamo messi abbastanza bene. Ok. Ecco il centro di controllo. Ok, siamo arrivati al centro di Scanner, controllo, possiamo sì. agire. Potrei utilizzare la super, però adesso non ne vedo proprio l'utilità, sinceramente. Allora, il lanciagranate, sinceramente, mi fa un po' schifo, eh. Non è per niente, ma nel PvE non serve quasi a niente. Però finché mi aumenta la luce, il livello, tutto il resto, ci tocca tenercelo. Con lui mi sa che bisogna utilizzare l'arma con rateo di fuoco altissimo in modo tale che non lo facciamo muovere. Ok. Abbiamo fatta, Snow. Perfetto. Perlustra tutto il perimetro prima di Ok, entrare nel qua centro. bisogna distruggere le pesche che ci sono. Sembra che abbiamo trovato il terreno di riproduzione dell'alveare. Porca miseria, altro che riproduzione, oh, scappa! Oddio mio! Quanti sono? Oh, sono fastidiosi gli schiavi, sono veramente fastidiosi. Sarebbe comodo utilizzare qua la sentinella ed è quello che farò. Perché quando sono così tanti non c'è tanto che possiamo fare. Ok, meglio farli fuori in questa maniera. Evitiamo sorprese. Tanto se ci sono altri schiavi. Madonna mia, quanta gente. Ok, usa pure lui la super. Brava, vai, crea sfere di luce, crea sfere di luce che è ottimo. Ok. Ripulisci il terreno di riproduzione dall'alveare. Questa è la nostra missione principale in questo momento. Bisogna difendere sta zona. Distruggiamo le pesche. So, queste sono tipo pesche sciroppate, avete presente, no? Nido sgombrato. Spazio al centro di controllo. I primi bug. Fai piazza pulita Anzi, del no, non centro so e se è un prendi quel bug. disegnato. Una cosa che ho notato tantissimo è che qua le munizioni della primaria tendono a finire particolarmente. Nella beta molto prima, Nella beta mi ricordo che io praticamente le munizioni della primaria ce le avevo sempre finite. Ora un po' di meno, però tendono sempre comunque a finire molto rapidamente in confronto a Destiny 1. Non so se è una cosa che ho notato solo io. Allora, abbiamo ripulito la zona, se non sbaglio. Adesso bisogna scendere sotto. Per di qua. E qui chi ci sta? Madonna mia, oh, hanno infestato tutto, hanno infestato. Oh mio Dio, questo... Oh, questo mi sta a far fuori tantissimo, devo stare attento. Madonna, il lanciagranate è qualcosa di orripilante comunque. Purtroppo il fatto è che le granate rimbalzano, quindi manca di che si appiccicano. Quindi io spero ci sia qualche lanciagranate tipo con un perk che praticamente fa appiccicare le granate, permette di appiccicare le granate. Penso che sarebbe il massimo per me, visto che ho una precisione incredibile con le granate. Non so per quale ragione, ma... Vedete, ci ho sempre finite le munizioni, mannaggia, Ole, mazza che bel soundtrack. Speriamo che più che altro devo stare attento al copyright. Speriamo
Sicuramente qua qualche copyright me lo darà sicuro al 100%, quindi qualche video sicuro non sarà monetizzato. Che già con la modalità restrizione è una rottura di scatole, perché non posso dire determinate parole. Però mamma mia, sta diventando veramente un raio io sta piattaforma YouTube. Abbiamo ottenuto un fucile da cecchino. Ok, qua bisogna uccidere un po' di nemici. Mi sa che tra un po' mettiamo anche di livello. Ok. Don, comandante, è fatto. Abbiamo ripulito tutto. Zavala e io stiamo arrivando. Ok. Tanto ricarichiamo il nostro lanciagranate. E dirigiamoci. Aspetta che faccio una cosa prima. Va, prima di dirigerci nel punto della missione, mi aumento di livello. Questo lo possiamo eliminare. Tanto adesso qua di tutta sta roba verde ci interessa solo la luce, mica altro. Allora, fucile a pompa da 49, 46, finalmente possiamo mettere questo. Il lanciagranate io lo eliminerei proprio perché è proprio un'arma orripilante, questo 51. Ok, ci siamo sistemati, possiamo teoricamente andare.